È Natale e ho dei divertenti indovinelli per le vacanze invernali da risolvere. Cominciamo con alcune illusioni ottiche per allenare gli occhi. Per prima cosa, osserva questo albero cubico. Da che parte sono rivolti i cubi? In realtà in entrambi i sensi, a seconda di come li si guarda. Prenditi del tempo per osservarli da entrambe le direzioni. In questa illusione si vedono 7 bastoncini di zucchero. Che dici? Sono paralleli? Le linee diagonali rendono tutto molto più difficile. Non sembra che le canne siano parallele, ma lo sono. Se non mi credi, prendi un righello e verifica tu stesso. Un'altra domanda per te. Quale dei fiocchi di neve rossi è più grande? Ancora una domanda a trabocchetto. Sono esattamente della stessa dimensione. Sono i fiocchi di neve intorno a farli sembrare diversi. Ecco un pacco regalo. Ti sembra che si trovi in un angolo o che sia un regalo senza un angolo? Anche in questo caso può essere entrambe le cose. Osserva bene. E c'è una terza opzione. 2 regali, uno grande e uno piccolo, l'uno accanto all'altro. Che dici di provare a indovinare i film natalizi dalle emoji? Ti darò una combinazione di emoji e tutto ciò che dovrai fare è indovinare quale film rappresenta. Ecco il primo. Un mostro verde con un cane? È sicuramente l'unico e solo Grinch. Questo è un po' più difficile, ma credo che tu possa risolverlo. Diventa progressivamente più difficile. Riesci a capire che film è questo? Si tratta di Polar Express, ovviamente. L'hai visto? Che dici di questo? Ti ricorda qualcosa? È Nightmare Before Christmas, di Tim Burton. Ed ecco l'ultimo, lo riconosci? Beh, è semplice. Un elfo delle feste non può che rappresentare un altro classico di Natale. Elf, un elfo di nome Buddy. Ora giochiamo a fare Babbo Natale. Ci sono alcuni adolescenti che non credono più a Babbo Natale, quindi non si sono preoccupati di scrivergli una lettera con i loro desideri. Tuttavia Babbo Natale vuole davvero portar loro dei doni. Manda alcuni dei suoi elfi a osservare gli adolescenti e a decidere quale regalo renderebbe felice ciascuno di loro. Puoi aiutarli a trovare la soluzione? Ecco la prima stanza, dove vive Poppy. Quale regalo sarebbe il migliore per lei? Sembra che le piacciano i concorsi di bellezza e il trucco, quindi un kit per il trucco sarebbe adatto, non credi? Questa è la stanza di Arwen. Qual è il miglior regalo per lei? A giudicare da tutti i poster sulla parete le piace lo skateboard. E cosa c'è qui? Uno skateboard rotto? Probabilmente le piacerebbe averne uno nuovo di zecca, quindi questo fa per lei. Il prossimo sulla lista è James. Ecco la sua stanza. Vedi qualcosa che ti aiuterà a decidere il regalo migliore per lui? Sembra che giochi nella squadra di pallacanestro della scuola, quindi che dici di un pallone da basket?
La prossima persona è Lia. Questa è la sua stanza. Cosa pensi che dovrebbe regalarle Babbo Natale? Guardati intorno, c'è un libro accanto al suo letto e centinaia sugli scaffali. Scommetto che Lia ama leggere, quindi regalarle un mucchio di libri sarebbe una buona idea. Il problema è capire quali non ha ancora letto. Ed ecco l'ultima persona da visitare oggi, Neil. Quale sarà il regalo giusto per lui? Beh, Neil è ovviamente un artista, quindi un po' di materiale creativo non può mancare. Ok, ottimo lavoro. Che dici di qualche indovinello? Ci puoi trovare sia in Harry Potter che nei libri del Signore degli Anelli. Senza di noi non ci sarebbero regali durante le feste. Chi siamo? Elfi, ovviamente. 24 porte, ogni giorno una sorpresa. Nel conto alla rovescia di dicembre, la gioia è compresa. Cos'è? Un calendario dell'avvento. Ho due colori, sono alla menta ma dolce. Allora, che cos'è? È un bastoncino di zucchero. Alte pareti di zucchero e spezie. Cosa sono da mangiare durante le feste? Una casa di pan di zenzero. Cado in inverno ma non mi faccio mai male. Cosa sono? È la neve, ovviamente. Ed ecco l'ultimo. Puoi stringermi e anche scuotermi, ma sono facile da rompere. Ho tanta neve, ma è tutta finta. Cosa sono? Una palla di vetro con la neve. Una notte all'anno, Babbo Natale lascia il suo laboratorio al Polo Nord e gira il mondo per consegnare i regali. In quale direzione viaggia prima? Babbo Natale vive al Polo Nord, quindi ovunque vada, l'unica direzione in cui può andare è a sud. È quella mattina dell'anno ed Emma si precipita a vedere i suoi regali. Ma c'è anche una lettera di Babbo Natale ed ecco cosa dice. Cara Emma, quest'anno sei stata abbastanza brava, ma non posso sorvolare su alcune marachelle che hai fatto. So che l'anno prossimo sarai più buona. Quest'anno ti ho lasciato comunque un regalo, ma dovrai trovarlo tu stessa. Se apri quello sbagliato, sparirà tutto, quindi fai attenzione. Il tuo regalo è avvolto in carta bianca, non ha un nastro rosso e non è piccolo. Buone feste, Babbo Natale. Puoi aiutare Emma a trovare il suo regalo? È questo qui, bianco, col nastro dorato e grande. Noelle è ossessionata dalle vacanze e ogni anno vuole fare il maggior numero possibile di attività natalizie. Riesci a trovare tutti gli oggetti legati alle feste in casa sua? Cominciamo dalla camera da letto. Devi trovare una casetta di pan di zenzero, un bastoncino di zucchero, un costume da Grinch, della carta regalo e dei fiocchi di neve di carta. Eccoli tutti, li avevi visti? Passiamo al soggiorno. Anche questo è disordinato, quindi devi tenere gli occhi ben aperti. Riesci a trovare una calza, un albero di Natale, delle luci natalizie, uno schiaccianoci e una stella di Natale?
Eccoli! Quanti ne hai trovati? Quando la signora Miller torna a casa dal lavoro, nota che i regali che aveva preparato per le figlie sono disposti in modo diverso. Qualcuno deve essersi intrufolato in camera sua per guardarli. Decide quindi di scoprire chi sia stato. Così chiede alle figlie se qualcuno è stata nella sua stanza quel giorno. Diana risponde: «No, stavo decorando l'albero». Mia dice: «Io ero impegnata a decorare la casa». Jessica dice: «Neanche io ci sono andata, stavo facendo un pupazzo di neve fuori». Chi di loro ha mentito? È stata sicuramente Jessica. Non c'è nessun pupazzo di neve fuori e non ci sono nemmeno impronte nel cortile, quindi nessuno ci passa da un po'. Una situazione simile si verifica con l'amica della signora Miller, la signora Jones. La signora Jones ha 3 figli e si accorge che qualcuno si è messo a spiare i regali mentre lei faceva la spesa. Ecco cosa dicono i figli. Jake: «Ero occupato a incartare i regali che ho preso per tutti, eccoli qui». Noah mostra i biscotti che ha fatto. «Ho cucinato questi biscotti tutto il tempo e non sono mai uscito dalla cucina». David: «Ero fuori a spalare il vialetto». Chi di loro è entrato di nascosto nella stanza? I regali sono incartati, i biscotti sono pronti e il vialetto è davvero pulito. Ma guarda, i biscotti sono bruciati. Se Noah li avesse davvero sorvegliati, non sarebbe successo. Probabilmente è uscito di nascosto per guardare i regali e i biscotti si sono bruciati un po'.